continua l'Altalena in prima posizione in classifica nel girone D di terza categoria tra la Goodfellas di Catanzaro e il Tirioro. Domenica scorsa era stata la squadra catanzarese a essere battuta e quindi scavalcata dal Tiriolo in testa alla classifica. Oggi si è verificato l'opposto, perché la Goodfellas ha vinto la prima partita casalinga sabato, nell'anticipo di sabato, contro l'Atletico Feroleto per 2-1, addirittura rimontando lo svantaggio di Nicotera con i gol di Rubino e di Mazzei nel secondo tempo, mentre il Tiriolo è stato battuto a Maida, la quinta forza del campionato, che si porta sul 2-1 con il primo gol di Perri, il pareggio di Paone, il solito Paone del Tiriolo, e all'82esimo il Maida conquista i tre punti importanti contro Bacari che portano giustamente, come dicevamo, la squadra del Maida in quinta posizione a 25 punti e a 8 punti di distacco dalla prima posizione. Quindi alternanza in testa alla classifica, va bene alle altre squadre che inseguono. Prima fra tutte il Girifalco. Girifalco che vince seccamente un 3-0, una partita che probabilmente sulla carta era abbastanza abbordabile contro l'ultima in classifica, il Grifone Catanzaro, ma come diciamo spesso le partite vanno giocate, vinte e poi eventualmente messe in carniere. 3-0, come dicevamo, i gol con la doppietta di Todaro al 67esimo e al 34esimo, quindi nel secondo tempo ha sbloccato la squadra girifalcese il gol, e poi al 90esimo il bel gol ancora una volta di Iappello che sancisce definitivamente il 3-0 per la squadra di Girifalco, che si porta, che rimane cioè in terza posizione e accorcia appunto sulla vetta della classifica, che diventa adesso di soli 3 punti, mentre prima era ben 6, mentre il Tiriolo è stato, come abbiamo detto, sconfitto. Per il resto del campionato abbiamo detto della vittoria del Maida, segnaliamo anche la vittoria del Cortale contro l'Excalibur Fronti per 1-0, Cortale che si mette a ridosso della zona playoff con 24 punti, un punto di distacco dal Maida, 2 dallo Staletti, uno Staletti che è riuscito a venire a capo abbastanza facilmente contro il Serra Stretta, 3-0 il risultato finale, con le reti per quanto riguarda lo Staletti, con le reti per quanto riguarda lo Staletti di Vatrella, Aversa e Agosto alla fine della partita. Quindi tutto tranquillo in testa, come dicevamo, con le vittorie delle quattro squadre che inseguono, e invece la sconfitta della seconda in classifica. Ultima annotazione che possiamo dirvi è la vittoria del San Pietro Apostolo, 2-0 contro la Kennedy, un San Pietro Apostolo che rimane fuori ovviamente dalla zona alta della classifica, ma qui c'è una frattura abbastanza importante tra le prime 6 e il resto delle compagini che inseguono, quindi lotta a 6 per 3 posti in promozione.